Ciao a tutti! Ah, è domenica mattina, al momento in cui sto registrando. Ho ancora un po' di postumi da stanchezza, da dormita con sveglia leggermente più tardi. Non so voi, ma io quando mi sveglio un filo più tardi rispetto a quando vado al lavoro mi sento più stanco solitamente. Comunque, vabbè, saranno tipo le 9 del mattino. E volevo partire così, d'amblè, registrando video, armato di caffè e con la splendida visione di Manila che dormicchia sulla sua hamaca. Che carina! Oggi parliamo di cinema e per l'occasione ci andiamo giù pesanti, perché ho visto un film che effettivamente è brutale nel nome, perché si chiama Brutal questo film, e nell'essenza. Ed è un film non molto conosciuto, indipendente, realizzato da un regista molto molto giovane, che però, per quanto sia poco noto e da scoprire, secondo me ha cose interessanti da raccontare, o quantomeno riesce veramente a colpire nel profondo, e anche se non stiamo parlando di un capolavoro cinematografico, ha il suo pourquoi, secondo me. E quindi ci tenevo quasi a fare un video anche solo per lanciarvi questa suggestione, questo consiglio, con la premessa che siamo di fronte a un film che potrebbe avere tanti tasti dolenti per chi è più sensibile. Stiamo parlando di un film che potrebbe rientrare tranquillamente in quella tipologia di horror, che non lo ritengo horror questo film, però quel tipo di cinema estremo particolarmente violento, ok? È un film che non fa sconti. Per farvi capire il genere, per quanto sia molto diverso dai titoli che vi dico, ma cerco dei titoli mainstream per farvi capire che tipo di film può essere, vi cito Hostel, tranquillamente. Quindi quella frangia più estrema di cinema horror che non si basa sulla tensione, la suspense o su delle storyline complesse, ma sul fattore shock, soprattutto legato al budello, lo splatter sostanzialmente, ma uno splatter non ironico, quindi non è un La Casa, ad esempio, di Raimi, è proprio uno splatter crudo. Ed è un tipo di cinema che a me di solito non piace per niente, perché molto spesso quello che rientra in questo genere di cinema estremo, nel 99% dei casi, è shock per il gusto di essere shock, o quantomeno è un'esibizione proprio estrema della violenza, senza filtri, senza cose veramente da raccontare. È un genere che generalmente non mi piace e che in realtà sembrano offrire l'obiettivo opposto a quello che aveva il film. Ovviamente quando uno spettatore sensibile guarda qualcuno di questi film magari rimane disgustato, rimane colpito. Ecco, un altro film che posso citare molto famoso, A Serbian Film, ok, per darvi un mood. Però se invece lo guardi questo genere di cinema con freddezza, ed è quello che succede a me, ti rendi conto e ti innervosisce, perché nella maggior parte dei casi noti come chi l'ha realizzato ci vada giù volontariamente pesante, un po' come se ci provasse troppo, e nel suo tentativo di provarci troppo, nel disgustarti, nel ferirti, nel scioccarti, in realtà rimani lì con questa bruttissima sensazione di cringe. Ed è quello che succede a me, motivo per cui a me piace anche certo cinema estremo, ma in cambio voglio che le provocazioni, voglio che gli shock mostrati abbiano un significato, abbiano una loro sostanza, ci sia qualcosa da raccontare effettivamente e non sia semplicemente un'esibizione di provocazioni random, ok? Quindi, perché ho visto Brutal, che sulla carta sembra effettivamente un film appartenere a questo genere? Perché qualcosa di interessante da raccontare ce l'ha.
ed ero effettivamente molto incuriosito. Allora, innanzitutto Brutal è il film d'esordio, con Campane a festa in sottofondo, è il film d'esordio di un regista molto molto giovane, giapponese, che si chiama Takashi Hirose e che ha una profonda passione per l'horror e lo splatter. È un film che è uscito nel 2017 e secondo me ha anche una durata onesta, perché dura poco più di 60 minuti. E Takashi Hirose però mi ha, diciamo, incuriosito con dei suoi cortometraggi. Lui ha pubblicato dei suoi cortometraggi su Vimeo che io mi sono visto per capire se il suo cinema potesse interessarmi o meno, perché di Brutal ne ho sentito parlare nei circoli di cinema giapponese, ok? Quindi ero curioso effettivamente, ma non volevo beccarmi una sola. Quindi mi sono visto i suoi corti e li ho trovati interessanti, perché a lui piace sguazzare in questa tipologia di cinema provocatorio, estremo, violento, per però raccontare cose un po' più di sostanza, in particolar modo i grandi temi che affronta e che affronta anche in Brutal sono l'alienazione, la solitudine e l'incomunicabilità di coppia o l'incomunicabilità tra i sessi, tra l'uomo e la donna. In un certo senso quello che esplora è i lati dell'essere umano, quello più ferino, quello più fuori controllo e allo stesso tempo quello più alto, quello più legato al sentimento, alla sensibilità, che molto spesso entrano in contrasto nel suo cinema e si mischiano tra di loro in modo a volte angosciante, ok? Quindi io mi sono approcciato a Brutal, l'ho guardato e devo dire che generalmente con questo tipo di cinema io blocco dalla noia dopo 30 minuti, in questo caso invece me lo sono visto tutto e l'ho trovato molto interessante. E adesso, cercando di evitare il più possibile gli spoiler, vi racconto di che si tratta Brutal e perché secondo me una visione, se siete forti di stomaco, se la merita. Il film racconta sostanzialmente di due serial killer, ok? Ed è suddiviso in tre capitoli. Nel primo capitolo ci viene presentato il primo serial killer, che corrisponde al capitolo L'uomo. Ok, il protagonista maschile che ci viene presentato all'interno di questo capitolo è quello che potremmo tranquillamente definire un incel, ok? È un tizio completamente asociale, bruttino, grassoccio, che si mette queste felpe larghe, si nasconde e soprattutto è spinto da un profondo odio per il genere femminile. Quindi lui uccide le donne e è un serial killer di donne e nel primo capitolo del film lo vediamo in azione in modo abbastanza diretto. Non preoccupatevi, perché col secondo capitolo si fa par condicio sostanzialmente, perché il secondo capitolo è la donna e ci viene presentata la protagonista femminile del film. Questa donna, che al contrario del protagonista che abbiamo visto, è particolarmente avvenente, ha una bellezza glaciale e allo stesso tempo è una spietata serial killer, e lei è misandrica, odia gli uomini e sostanzialmente la vediamo in azione, cioè lei uccide tutti coloro che ci provano con lei in modo goffo, sostanzialmente. Ha proprio un odio viscerale verso coloro che l'approcciano nei locali o che le fanno catcalling, e quindi lei ammazza. Ok, quindi abbiamo un uomo che odia le donne, una donna che odia gli uomini, ed entrambi si accaniscono sull'altro genere, ok? Quindi è la storia di due serial killer, separati, che naturalmente nel terzo capitolo l'uomo e la donna si incontrano. Ok, che cosa può succedere quando i due si incontrano? Anche perché i due si incontrano con l'idea di far fuori l'altro, sostanzialmente. Lì mi fermo, ok? Quello che posso dire di questo film è che
Non siamo tanto in un territorio hostel, secondo me vi potrebbe piacere, se vi è piaciuto, vi è interessato, la casa di Jack di Lars von Trier. Siamo più in quel territorio lì, per farvi capire, con la differenza che Takashi Rose, e secondo me questo se lo poteva evitare, vuole dare a Brutal un'estetica grindhouse, proprio fa riferimento a quelle pellicole d'exploitation a basso costo degli anni 70, aggiungendo anche questa sorta di filtro che dà l'idea di pellicola rovinata. È un po' brutto, capisco l'idea, però è un po' brutto e secondo me è una scelta estetica che rovina, non è che rovina, all'inizio dici ma perché e poi ti abitui, però è brutto perché lo vedi che è un effetto digitale, che il film è stato girato in digitale e che questa roba della pellicola è proprio è un filtro, è una cosa brutta, ok? Ed è un peccato perché in realtà a livello registico e a livello di fotografia è molto curato. Solitamente questo genere di film la butta in cacciara dal punto di vista estetico. Invece Takashi Rose vuole sfruttare i codici tipici del cinema horror sadico, splatter, per fare quello che può essere un piccolo film d'autore, e lo capiamo anche dalla regia, che in realtà si vede che è la regia di un esordiente, di un ragazzo molto giovane, perché a volte pecca anche qua e là di ingenuità, ma riesce a costruire attraverso queste inquadrature che molto spesso abbondano di primi piani, abbondano di inquadrature strette, un senso di isolamento veramente forte. E quello che vuole fare il regista è utilizzare i codici del cinema estremo per raccontare il grande tema del suo cinema, che mi sembra di aver capito essere una ricorrenza, l'alienazione. L'alienazione metropolitana e l'impossibilità di comunicarsi. E quello che lui cerca di portare in estremo, all'estremo, è l'universo in cui all'interno relazionale si è arrivati a un punto in cui non ci si conosce più l'un l'altro e dove sostanzialmente tutti si odiano, ok? Ed è anche interessante come di fronte alle tragedie personali di questi due serial killer, perché naturalmente poi Takashi Rose non fa un film estremo e basta, ma riesce a creare anche attraverso gli shock e le provocazioni questi momenti di esplorazione psicologica di entrambi i protagonisti. Riesce ad arrivare veramente avrei preferito che l'esplorazione psicologica fosse un po' più intensa, però comunque ci dà dei suggerimenti sull'universo di questi due personaggi e sul perché sono arrivati a fare quello che fanno. E attenzione, non è banale, nel senso che quello nel tratteggiare i suoi personaggi, il protagonista, che può sembrare lo stereotipo trash dell'incel, in realtà non è che uccide perché non riesce a trovare compagna, punto, ma c'è qualcosa di più, così come il personaggio di lei, che è il più complesso dei due secondo me, è un personaggio che è una ragazza che non è che uccide solamente perché gli uomini la infastidiscono e le danno e li odia e odia le loro attenzioni moleste, ma c'è, non è semplicemente quello, ma c'è un universo sotto. E secondo me vuole parlare Takashi Rose della impossibilità di comunicarsi, di creare relazioni in un ambiente contemporaneo, metropolitano, alienato, e secondo me è molto giapponese in questo, ha portato un po' all'estremo quell'idea che per come è strutturata la vita lavorativa dei giapponesi, della loro ossessione per il lavoro, diventa molto complicato per i giovani creare delle relazioni romantiche, e quando ci sono delle occasioni molto spesso non c'è, si fatica a comprendersi e a tentare un approccio, e in un certo senso nel creare approcci ci si ferisce l'un l'altro. Quindi sostanzialmente lui racconta questo attraverso i motivi per cui, esplorando in modo molto in realtà freddo, nel senso che lui non prende posizione su questo, ma mostra come, in che modi gli uomini possono ferire le donne,
usando la metafora della violenza visiva, ma in realtà si parla, secondo me, psicologicamente, e allo stesso tempo delle donne quando feriscono gli uomini. Che cosa fa un genere rispetto all'altro nel portare a scatafascio relazioni umane profonde? È quello che secondo me vuole esplorare, e l'ho trovato particolarmente limpido quando lui abbandona i momenti shock e si lascia andare a questi momenti più realistici e profondi che danno delle chiavi di lettura interessanti. Ci sono dei momenti all'interno del film che servono quasi da piccoli indizi. Ci sono ad esempio questi due personaggi secondari che emergono all'interno del film più volte. Sono questa coppia di un ragazzo e una ragazza adolescenti che sono super innamorati e parlano tra di loro in modo super appassionato, cioè si vede che la loro coppia funziona e hanno un piano di ascolto e di dialogo molto forte. E questo è intervallato invece in una sequenza di azioni che ci lasciano intendere che i due protagonisti non sanno dialogare con gli altri e sono in un certo senso simbolo di un certo tipo di angoscia esistenziale, di alienazione esistenziale. Quindi quando arrivi, è una sorta di climax il film, ed è molto interessante. Perché? Perché quando parte, ve lo dico già e dovete essere pronti, brutal è tosto. Cioè, va dritto subito al punto, pam, botte, ok, pugno in pancia. Quindi dice, oh mamma mia, aiuto, aiuto, sto male. Ok, va proprio dritto lì. Però è un climax interessante perché parte in quarta, ha dei momenti più rilassati in cui si entra nella psicologia dei personaggi, poi riparte in quarta perché anche quando si apre il capitolo legato alla serial killer donna, anche lì si parte in quarta, la vediamo già in azione lei, quasi senza conoscerla. È un po' come se avessimo un impatto violento nel giudicare questa persona. Ed è interessante perché ogni capitolo, escluso il terzo, è anticlimatico, cioè perché parte da un apice e va giù. È come arriviamo a un punto, cioè si apre col botto e poi pian piano si disfa un attimo per mostrarci le angosce esistenziali dei due. Eppure noi ci accorgiamo con la suddivisione in capitoli che in realtà è un climax, cioè si segue verso l'alto, perché quello che ci aspettiamo è come andrà a parare l'incontro tra loro due, che paradossalmente, nonostante siano le ideali vittime l'uno dell'altro, possono trovare una quadra. Non vi dico come, anche perché la chiusa, diciamo, che viaggia anche nel grottesco, nel surreale, nel metaforico, e anche una chiave malinconica che non mi aspettavo, e l'ho trovato in questo molto interessante nonostante tutto. Ha proprio un livello strutturale molto bello il film, che ha molti difetti, ad esempio la pellicola Grindhouse che fa così non si può vedere, e ci sono altre ingenuità tipiche di un regista molto molto giovane, che però secondo me ha un taglio molto interessante, ha una poetica potenzialmente interessante, anche perché quando meno te lo aspetti ci aggiunge anche questi elementi grotteschi e visionari che dici, ma what the fuck? Una scena particolarmente, una sequenza particolarmente riuscita, secondo me, è questa sequenza in cui entriamo nella psiche del protagonista maschile e lui si immagina di parlare con una testa mozzata che gli risponde. Ok, è un momento grottesco soprattutto e inaspettato in realtà, perché il modo in cui è girato questo film nella prima parte è particolarmente realistico ed è per quello che... Oh, aiuto! Però c'è questo tocco grottesco, surreale, in realtà è uno dei momenti paradossalmente più veritieri di come reagisce quel personaggio, di cosa lo spinga a fare quello che fa e dei malesseri che ha. Io ho trovato molto più interessante in realtà la protagonista femminile per il fatto che è glaciale e lei vuole farsi vedere come glaciale,
ha una freddezza veramente cupa da quel punto di vista, e in questo l'attrice è stata bravissima. L'attrice, tra l'altro, penso che sia l'unica che ha una certa carriera alle spalle, perché è Asami. Lei è un'attrice cult del cinema giapponese, diciamo un po' di serie B, un po' underground, ed è abituata a fare questi film appunto un po' fuori di testa. Però qua, mentre prima la si vedeva magari in film di quel tipo, quei splatteroni giapponesi trash tipo Dead Sushi, Machine Girl, faceva quella roba lì, qua invece la vediamo in un ruolo estremamente serio, dove lei deve, il suo personaggio deve essere freddissimo, glaciale, austero, ma deve lasciare comunque trasparire un universo, un inferno dentro di lei, una rabbia feroce dentro di lei, e dobbiamo arrivare a comprendere che cosa la smuove, nonostante il suo personaggio si mantenga glaciale. Secondo me lei pazzesca, cioè lei ha apparentemente la stessa espressione dall'inizio alla fine, sembra una tabula rasa, ma noti che in realtà sta facendo una performance fichissima, perché effettivamente inizi pian piano a... Lei è capace attraverso una sola espressione a raccontare l'universo del personaggio. Quindi a me lei è piaciuta tantissimo, e a livello di scrittura è molto più interessante del personaggio maschile, perché il personaggio maschile è complesso, però rientra un po' nello stereotipo incel, ok? Lei invece è un personaggio, secondo me, molto enigmatico, affascinante, su cui Takashi Rose, secondo me, ci ha messo molta più cura e molta più accezione. Però è un film interessante, perché sotto la coltre di Shock, secondo me, quello che vuole fare è una sorta di esplorazione sul perché è difficile comunicare oggi. E nonostante parli molto di generi, di in cosa gli uomini sbagliano nell'approcciarsi alle donne, in cosa le donne sbagliano nel relazionarsi con gli uomini, che in realtà sono base di incomprensione, che creano delle comunicazioni interrotte, in realtà vuole parlare proprio di relazioni in generale, di alienazione personale, di solitudine, del sentirsi diversi. Ed è un film, ripeto, molto interessante. Non è un capolavoro, ma ci tenevo comunque a presentarlo. Magari c'è qualche amante del cinema un po' più tosto, però in questo caso non è sensazionalistico per il gusto di esserlo. Ha qualcosa di interessante da dire, e proprio per questo ci tenevo a presentarvelo. Fatemi sapere se guarderete Brutal, se l'avete già visto, se non l'avete visto, che ne pensate. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!